due campi dell'associazione Libera. Esther Palmieri, io ho 15 anni. Da dove vieni? Bologna. Sono Francesco, ho 17 anni e vengo da Palermo. Mi chiamo Matteo, ho 17 anni e vengo da Monza. Jenny, 16 anni, vengo da Bolognetta, in provincia di Palermo. Mi chiamo Anna, ho 19 anni e vengo dalla Germania. Loro sono solo alcuni dei ragazzi che anche quest'anno hanno scelto di trascorrere una settimana delle loro vacanze estive a lavorare nei terreni confiscati alla mafia, nei campi organizzati dall'Associazione Libera. Tanti tuoi coetanei hanno scelto magari di passare le vacanze al mare, tu qua a sudare. Perché il mio concetto di divertimento è tutt'altro diverso da quello dei miei coetanei. Cioè? Cioè, secondo me il divertimento deriva dalla libertà e se non si conquista la libertà non ci si può divertire. È inutile divertirsi ignorando cosa realmente accade nel mondo. Visto che neanche sapevi bene come prendere la zappa. È la prima volta che mi metto a fare lavoro agricolo. Come mai la scelta di venire in un campo qua di Libera? Perché penso che dalle piccole cose si possa fare molto. Io credo molto nella lotta contro la mafia, che è un cancro da estirpare in questo paese, soprattutto partendo dalla terra in cui è nata, cioè la Sicilia. Qui siamo a Cinisi, in provincia di Palermo, città dove nacque e morì, ucciso dal tritolo mafioso, Peppino Impastato, uno dei simboli dell'antimafia. Sono campi in cui si lavora quotidianamente la terra confiscata alla mafia e poi ci si ferma un attimo, ci si confronta con i familiari delle vittime delle mafie, con i testimoni di giustizia, con gli imprenditori che denunciano il pizzo, il racket, testimonianze di storia che diventano formazione, diventano cultura, e la cultura è il principale nemico delle mafie. Più di 7.000 posti disponibili per i volontari nei 52 campi sui beni confiscati ai mafiosi in 13 regioni italiane e dunque non solo al sud. Alcuni ragazzi arrivano in gruppo, altri da soli. Si sistemano nelle camerate di questa villa che un tempo apparteneva a Vincenzo Piazza, ritenuto l'imprenditore che riciclava i soldi dei fratelli Graviano. Prima della cena, tutti insieme a conoscersi e capire cosa si farà in questa settimana di campo. I ragazzi vengono divisi in gruppi. Ogni giorno ognuno ha un impegno diverso. Corvée in cucina, pulizia delle camere, sistemazione dell'area comune. Anche se il lavoro nei campi è forse il più duro, a cominciare dalla sveglia all'alba. Mohamed, chiama i ragazzi che vengono in campagna. C'è chi ne approfitta per fare un sonnellino durante il viaggio. Quando si arriva in questa cooperativa, si fa colazione e ci si prepara per il lavoro. Il lavoro che faremo, leveremo un po' di questa erba che c'è al centro dei filari. L'obiettivo dell'iniziativa Estate Liberi rimane comunque quello della conoscenza del fenomeno mafioso. Mi piace fare questa cosa perché so che sto dando il mio contributo, sto utilizzando il mio tempo per una buona causa. Il significato fondamentale secondo me è quello di dire che sì, si va oltre quello che magari la mafia ha voluto sbatterti in faccia attraverso un torto. Che racconterai ai tuoi amici quando tornerai, quando finirà questa esperienza? Che è stato molto faticoso ma ne è valso la pena e penso che partendo da qui si possa fare molto. Tre ragazzi, tanto entusiasmo e tanto sudore. Col sudore. Cioè, secondo me le cose belle non si sono mai ottenute dal niente. Bisogna sempre lavorare. Il maestro Ennio